Ciao, ragazzi, sono tornati con la parte numero, credo fosse la 13, del Let's Play di Life is Strange 2. Il 9 maggio è uscito l'episodio 3. Oggi che sto registrando è il 10 maggio. Voi questo video lo vedete l'11 o il 12, forse addirittura più tardi. Continuiamo l'avventura di Sean e Daniel. L'episodio 2 si è concluso in maniera abbastanza tragica per me. Eravamo nel corso del capitolo 2, andati a vivere per qualche giorno a casa dei nonni di Sean e Daniel, però poi la polizia era sul punto di scoprirci, quindi siamo dovuti scappare. Once upon Ora a time, in a wild, wild world, siamo in giro di nuovo there da were two soli. wolf brothers living in their home there. Oh! Papa Wolf. They all lived. Non avevano tradotto quella frase. Vada, quanto siamo? Un minuto? Un minuto? Vabbè, dai, sarà solo quella frase, spero. Happily together, but one day, hunters took their dad away. Il Forever. riassunto di tutto il gioco fanno. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. And then they worked together to learn how to use his power and to Questo follow inizia the capitolo rules for 2. them. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, so they had to move on. On the way, a deadly predator attacked them, but they scared it away. They decided to journey to the home of their nearby ancestors to seek help. Finally, the tired and hungry brothers made it to the home of their ancestors. The old wolves invited them to stay. They even took care of them. They were happy to have a safe, warm place to rest. The little wolf even made friends with a raccoon, and together Procione. they went on awesome adventures. Unfortunately, The Awesome Adventures hunters of were Captain hot on their Spirit. trail Bello questo. and found them. But the tiny raccoon helped the brothers escape and got badly hurt. Io The sono. brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south to the distant homeland of their Papa Wolf. Puerto Lobos, ok. Io sono ancora dell'idea che Chris non sia morto, sia solo al massimo gravemente ferito. Ok, beh sì, ok. Scegli con cautela. Devo prestare veramente tanta attenzione alle scelte che ho fatto, perché ho fatto delle scelte di cui mi sono molto pentito nel capitolo 2. Partiamo subito col copyright. Dove siamo? Cosa? Ma perché? Dove siamo? Abbiamo trovato un altro rifugio? O è un sogno barra flashback? Questa, credo di sì, questa è la casa sua, no? Flashback o sogno. Sì, questa è la camera sua, quindi è un sogno.
sto cercando. No way, you little shit. Daniel, get your ass over here now. Ok, Seattle, 3 mesi prima dell'incidente. Oh, quindi è una... un flashback, un'analessi, figo. Era attorno ad Halloween l'incidente. Halloween è fra ottobre e novembre, quindi sarà stato... è estate qua, tipo... sì, nel più dell'estate, tipo luglio-agosto. Ok. Allora, era un sacco che non giocavo a Life is Strange. Tipo febbraio, quando mi ha finito il capitolo 2. Lettera d'accompagnamento. So much bullshit. E anche abbastanza... è anche abbastanza sporco il controllo, dopo devo pulire. Gentile direttore del reparto vendite del mercatone. Wow. Mi chiamo Sean Diaz e sono studente superiore di 16 anni con la media dell'8. La signora Castillo nel progetto Il futuro dei giovani mi ha consigliato il suo negozio, quindi vorrei sottoporle la mia candidatura per il ruolo di assistente part-time. Ho già un po' di esperienza nella gestione della clientela e della cassa, dato che lavoro nell'ufficio di mio padre da quando avevo 13 anni. Grazie alla mia carriera da atleta so quanto è importante il lavoro di squadra e siccome conosco bene il reparto sportivo, il suo reparto sportivo, credo di essere un ottimo candidato per la sua squadra vendite. Restando in attesa della sua risposta, ringrazio per l'attenzione e per il di saluto. Ok. Buono regalo. Lila keeps hooking me up with birthday gifts. She's more excited than I am. Ok. Libro di testo, biglietto di un concerto. Shit. The Failure. I can't wait for the show with the whole crew. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante, una toppa. Scored it at the skate park last week. Now I need to sew it on. Quindi è strano, adesso stiamo giocando uno Sean che non ha ancora vissuto tutti gli eventi che noi invece abbiamo vissuto nei primi due episodi. Strana sta cosa. Infatti abbiamo oggetti diversi in inventario. Identità, fatti di papà, chiavi, bottiglia d'acqua in tasca, chiave per skateboard, colori, accendino, libro fantasy, chiavetta per cosa? Disegno a caso. Allora, a proposito di disegni. Man, I suck at perspective. I should take a class. Insomma, porca troia. Cosa altro di interessante da vedere qui in giro? Vediamo il portatile. How did I get Lila to talk me into this shit? Chi c'è poi una nuotata al lago domani? Io passo, ho un mucchio di compiti, ma pianta, tutte stronzate. Ellery ci viene, nudo come un verme. E come? C'è un recito altissimo. Scavalca l'atleta. Turchesi, sono in scampo. Ok, vabbè, cazzate. Looking... kind of lame. Swipe left. Swipe left, che hanno trovato con pollice in giù. Di uscire, non c'è nient'altro di particolarmente interessante. Allora, abbiamo di nuovo la possibilità di girare per la casa di Sean e Daniel. È dall'inizio del primo capitolo che non abbiamo la possibilità. Sorry, Andrew. I'm the free babysitter now. Direi di andare in camera di Daniel a vedere che cosa stava combinando. Non è qui. Of course. Like I want to play fucking hide and seek. Però già che ci siamo. Mattoncini, giocattoli vari. Regalo. Gift from Lila. Daniel never got so close to proposing to her. Foto. Too bad we didn't have a clue she hated all of us. Karen Diaz.
Una tessera di una palestra della madre. Molto vecchia, quindi questa tessera. Il gatto inquietante. Disegno. No, What vabbè. is he making with all that crap? Sta facendo un costume? Ma a caso? Did this for Daniel's birthday. He was so happy with it. Età per Laila. Man, my brother's a little player. Lila loves it. Pagella, vediamo come andava. Ooh, that confiscated the play box after that. Daniel was a total rage ball. Chiesto colloquio con genitore. Tabelline. Ok, andiamo a cercarlo allora. Ah, No. no time for this. Where are you? Felpa, vestiti. Ok, vediamo se si trova nell'officina. Lettera di papà. I would have been pissed if I was there. Asshole. Caro vicino, sappi che non è stato carino da parte tua denunciare me e i miei amici alla polizia scorsa settimana. So che era tardi, ma era sabato e non c'erano poi così tante persone. Avresti semplicemente potuto chiedermi di abbassare il volume. E poi non abbiamo lasciato quelle bottiglie nel canale di scolo di proposito. Ma dai. Eppure tu hai deciso di fare una scenata chiamando gli sbirri. Ci hanno interrogati per un'ora intera. Pensavano addirittura che una delle mie macchine fosse un'auto rubata. Meno male che i miei ragazzi non erano a casa e non hanno visto nulla. La prossima volta prova a bussare. Ah. Vabbè, gentaccia. Lì non si può entrare. Allora andiamo qua. Carina questa scusa per farci scendere. E andare qua dentro. Whoa, hold on. Let go! Stop it! Dude, I told you to stay out of my room. Ow! That hurt! Yeah, I'm not fucking around anymore. Got it? Do you hear me, Daniel? You shall not enter your brother's room. Watch out, man! You started it, dickhead! What is this crap? Are you fighting again? You proud of yourself? Stop it! Enough! Getting tired of this. Sean, what happened? Now! Dad! I told him not to come So into my mad room! He never and he listens. hit me and broke the He's trophy! lying! He always does that when he gets busted. Little shit. Enough! You both better listen because I'm tired of this crap, okay? This is my house too, not your playground. You hear me? Jeez. You guys are working my last nerve this week. You okay, mijo? I'm going to talk with your brother. You know the drill. Bedroom and no games. I didn't do anything! Let's talk. Ugh! Now. This is so stupid! It's bullshit! Okay. You really taught that book a lesson. You done? Whatever. Like you're gonna believe me. Daniel's always right. Look, please. Listen, Sean. Okay. I can't do this on my own. I can't. I need you to help me. I know you don't want to babysit Daniel. You grow up, you need space, more freedom. I get it. But we're a trio now, and you gotta take some responsibility. That little shit is just a kid. You're almost an adult. I know that, and I do look out for him, I swear. But he's a little brat. So were you. And you had 8 years of being spoiled before you had to share toys with your little brother. I know it might sound cheesy, but we have to be good role models for him. He's a Diaz, right?
Okay, I hear you. I'll try to be super bro. Just try to be there for him. Like you are now. Ese es mi hijo. I'm late for work. Go talk to your brother and work this drama out. We'll go to the movies tonight if you guys don't wreck the house. I know you love to hear this. But I'm proud of you. Both of you. Okay. Get back to work. Quindi? Ok, quindi devo andare camera di Daniel. Ancora non sappiamo che cos'è che stesse cercando in camera nostra. Can I come in? It's the big bad brother. No. Stay out. Ma I said no. Get out. Whatever. I'm not listening. La 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 la. I don't hear anything. La la la. Whoa. Don't know who drew this, but it's totally rad. Hey, Daniel. Why are you pouting? A young space warrior should never pout. We need to stand strong against the enemy. Come on, man. I'm running out of punchlines here. Leave me alone! Ma sto giocando inquietante? Oh, you kept this guy. We got him from that creepy circus, remember? We wanted him so bad. Got him for you shooting at that freaking target. Yeah, right. Dad aimed the gun. So what? You still won. Because of me. Why are you still here? Hey. Hmm. That's cool. Did you make it? Be careful. Whoa. It's fragile. No problem. Suddenly you're Mr. Careful. Okay, if I sit down. So, when did you get this? Last month. Dad said I should learn to do stuff by myself. Since you're not around as much. Hey, come on. It's not like I'm leaving home. You might as well. I never see you. We don't even play games anymore. We don't do anything. Daniel, I just... I want to hang out with my friends sometimes. You're gonna be doing the same thing in a couple of years. Hi. I don't want to grow up. It's boring. Che dici? Un orologio. Here. Sorry I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd give me one. At the thrift store last week. But you forgot. Like before. Well, you better keep this watch then. Wow! Thanks, Sean! Ah, così va. So cool! Da così a così, bro. I'll keep it forever and ever. Ce l'ha nel presente? Non ci ho mai fatto caso se ha un orologio. Immagino che adesso andiamo nel presente. Peccato, sarebbe quasi l'occhio da parte. Però la faccio un po' più lunga perché voglio giocare un po' nel presente, vedere dove siamo, cosa sta succedendo nel frattempo. Sì, l'ha tenuto veramente.
Ma che cazzo? E te? Ma te chi sei? È carina che è, bro. Oh. Ma è loro o è selvatico? Nel frattempo abbiamo sempre più l'aspetto di senza tetto praticamente. Regalo? Beaver Creek Ah feels sì. so Vabbè far away. sì, lo yo-yo che l'avevamo regalato in episodio 2. Ah, oh, così proprio. Spazio marino, che figo che è. Disco coccodrillo. Ok. Borraccia. Vulcanico. Ma tutta sta roba dove... Di un demone. Ma tutta sta roba dove è che l'ha presa? Ritorno di Sean. Disegno di Daniel. Ok. Tutta di Brody, sì. Nulla di nuovo oltre al disegno, vedo. Cosa? Dove abbiamo trovato tutti questi soldi? Ah. Solita roba. Mappa, dov'è che siamo? Ok. Souvenir, orologi Dan, zaino, lettera di Karen. Karen è la madre, no? Ah, quella che avevamo trovato nel Daniel keeps capitolo 2, eh? reading it again and again. I told him not Ah to no, count on her, but he questa... won't listen. Mi fai parlare, ok. Sono sassiato, il cuore a pezzi, non so cosa sta succedendo, ma so che Sean e Dennis sono innocenti. Siete gli unici parenti che gli sono rimasti. Aiutate i miei ragazzi se vengono da voi. Scrivimi questo indirizzo, è una casella postale che uso ogni tanto. So che non dovete nulla, ma aiutate i miei ragazzi se potete. Questa era quella che avevamo trovato nel capitolo 2, no? Una busta. Another month, and we'll be hooked up for Mexico. Ok. Sono curioso di sapere dove gli sta prendendo tutti questi soldi. Il rasoio. Yep, I'm a real man now. Infatti, mentre si alzava, mi Cut. chiedevo perché non avesse la barba, effettivamente. Capelli spettinati, tutti i vestiti sporchi, abbastanza sporco anche lui, però mi chiedevo perché non avesse la barba, effettivamente. Non l'ho detto, ma l'ho pensato. Non so cos'è, un cane o un lupo? Che abbiamo visto. E te? Hey, bedhead. Had a good sleep? Oh, Oh. hi, yeah, I did. Thanks. Nice. Okay, Ah, proprio I così. better hit the shower before they use all the water. Right. See you around. Contea di Humboldt, California. 2 mesi dopo Beaver Creek. Quindi 2 mesi dal Hey, capitolo Sean. 2. Breakfast time. Cos'è? Circa... Era dicembre il capitolo 2, mi sembra. Quindi questo deve essere circa febbraio, più o meno. Tenda di Cassidy. Quindi era la ragazza che aveva trovato il capitolo 2? O mi sto confondendo? Quella che aveva trovato quando abbiamo preso l'albero. La nostra tenda. Io sono abbastanza... non dico che sono germofobo, però sono abbastanza infastidito dalla sporcizia. Quindi l'idea di vivere con questo tipo di vestiti qui, in questo tipo di ambienti qui, mi metterebbe molto, molto, molto a disagio. Cioè, più di quanto non lo farebbe una persona normale, intendo. Yeah, like you don't get pet enough around here. Bellissimo. Boh, disegniamo un po'.
Okay. Cool. I think I'm ready to draw this. Ok, disegniamo. Guardate quanto sono bravo. Gli alberi. Time to take the pen, dude. Ok. Drawing. No! Cosa che stai dicendo? Ero curioso. Ma... Pretty good. But I can add more details if I want. Ok, quindi rifiniamo bene le tende, i cespugli. Ok, got it. E gli alberi si potrebbero fare meglio anche. I've looked enough. Va bene. Time to draw now. Guarda. Beh, cazzo. A posto. Cime sbloccato, inchiostro. Abbiamo qua un falò. Ma il cane dove è andato? It's nice to sit here together at night. Like we're a part of something. Ok, dopo aver visto questo, diciamo, introduzione al capitolo 3, diciamo, scopriremo esattamente cosa è successo, dove siamo, dov'è Daniel, cosa sta facendo e come si svilupperà la storia, diciamo. Prenderemo effettivamente il via del capitolo 3 nella prossima parte del let's play di Life is Strange 2. Se il video è piaciuto, cliccate il pollice in alto, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.